Benvenuti, in questo tutorial vedremo uno dei tanti metodi per creare la stella di David in 3D. Via, con la sigla. Clicchiamo su Apri. Selezioniamo la foto con la stella di David. Lasciamo questi parametri come sono, e clicchiamo su Apri. Spostiamoci nella vista 2D. Diamo un po' di trasparenza alla foto. Per prima cosa, tracciamo i vettori sulla foto di riferimento, ma in questo tutorial ne useremo soltanto una parte come vedremo in seguito. Sentitevi padroni di tracciare i vettori, disegnateli anche voi seguendo il video. Nella versione 2017, quando il vettore che stiamo disegnando è diritto, il cursore cambia la forma. Nella versione 2017, anche quando disegniamo un arco, l'operazione è molto facile con i punti di riferimento.
Uniamo tutte le parti dei vettori. Allo stesso modo, tracciamo i vettori delle altre parti della foto. Per non annoiarvi, farò avanzare il video velocemente. Ora ci serve un vettore, uguale alla larghezza dei bordi della stella. Ruotiamo il vettore di 90 gradi. Separiamo le parti del vettore cliccando su un nodo e premendo la lettera C della tastiera. Eliminiamo le parti che non ci servono. Sostituiamo il vettore superiore con un arco.
Uniamo le parti del vettore. Il passo successivo è disegnare un offset dei vettori nel mezzo dei bordi dell'immagine. Misuriamo la distanza per calcolare la metà. Apriamo lo strumento Offset. Abbiamo ottenuto un vettore nel centro preciso dei bordi dell'immagine. Ripetiamo la stessa operazione per l'altro vettore. Apriamo lo strumento Maglia. Selezioniamo i due vettori e clicchiamo su Imposta curve guida. Selezioniamo il vettore della distanza dei due bordi e clicchiamo su Imposta sezione. Cambiamo la forma dello spigolo da rotondo a quadrato. Agendo su queste opzioni, possiamo regolare il modello come vogliamo.
Una volta definito il modello 3D basta cliccare su Applica. Salviamo il modello. Creiamo le mesh del modello, e salviamolo con estensione STL per utilizzare il file in altri programmi.